Allora, compagni e compagne, cominciamo questa assemblea che è stata indetta in maniera unitaria da un vasto arco di forze della sinistra alternativa e anche di realtà sociali. Proprio per marcare questa unitarietà di convocazione e anche di intenti, l'introduzione che si è pensata è un'introduzione a breve, introduzione comune, insomma concordata fra tutti, che però crediamo che dia la cifra e il segno dell'intento che ci siamo posti con questa assemblea. Per cui su questo do la parola a Cristina che ci leggerà questa introduzione, questa breve introduzione unitaria. Ciao a tutte e ciao a tutti, mi sentite? Si sente? Pensiamo che questa città appartenga a chi la vive, chi la abita e chi la attraversa, non agli affaristi e agli interessi privati che l'hanno portata al totale degrado e all'impoverimento sociale. La pandemia di Covid-19 ha solo rivelato e appesantito tutte le contraddizioni già esistenti nella nostra città. Destra, PD e 5 Stelle hanno governato Roma negli ultimi 15 anni facendo sostanzialmente le stesse cose, assecondando gli stessi interessi economici privati, smantellando il carattere pubblico dei servizi sociali e della città stessa. Scusate, ma... Se non introduciamo una rottura tra un prima e un dopo, non ci sono né ci saranno soluzioni credibili né alternative possibili. Noi vogliamo provarci seriamente a cambiare lo stato delle cose nella nostra città, rovesciando le priorità sociali e il senso di marcia delle scelte decisive. Stiamo unendo le forze, definendo gli obiettivi, confrontando le proposte per raggiungerli. Di questo vogliamo discutere con chi ritiene che la sfida per l'alternativa a Roma meriti di essere praticata anche confrontandosi con la scadenza elettorale. Lo vogliamo fare con chi in questa città ha prodotto idee, conflitto, politica sociale e solidarietà. Ma questa è anche una città delle mille ricchezze umane, espressa ad esempio nei centri antiviolenza autogestiti, nella solidarietà mostrata durante la pandemia, nelle lotte in difesa degli spazi sottratti all'abbandono e alla speculazione, nelle battaglie antirazziste, nella resistenza di lavoratrici e lavoratori alle privatizzazioni, alla precarietà e ai licenziamenti, nelle decine di vertenze in difesa dei territori e contro la speculazione per il diritto all'abitare, nel mutualismo conflittuale troppo spesso in difesa e frammentato. Ci sono pezzi importanti in questa città che hanno necessità e voglia di riscatto, a cominciare dalle periferie. Per partecipare alle prossime elezioni al Comune di Roma, in diverse forze e con percorsi differenti, abbiamo invece iniziato un lavoro comune che sarà complesso, articolato e non scontato, che necessita di ogni sforzo possibile e impossibile per costruire un'idea di città che vogliamo condivisa, popolare e contaminata dalle culture dell'alternatività. Con idee e proposte che nascano dal basso, dai luoghi del conflitto, della resistenza, delle mille energie disperse che pure in questa città continuano a esprimersi e a lavorare sul piano sociale e politico. Abbiamo verificato che su molti punti di vista politici e di contenuto non ci sono differenze significative, che è possibile dare vita a una coalizione convergente di forze e soggetti intorno ad un'alternativa per Roma nelle prossime elezioni comunali. Abbiamo fatto insieme un pezzo di strada e stiamo cercando di arrivare a sintesi. Per fare tutto questo abbiamo prima di tutto messo in discussione noi stessi e la nostra frammentazione. Intendiamo agire insieme nelle prossime elezioni a Roma per rompere il ricatto dell'eterno impossibile, quel ricatto del debito di questa città verso le banche che viene usato per impedire qualsiasi cambio di passo nelle priorità sociali e che ha consegnato la città alle stesse banche che vedono in Draghi, sostenuto da Lega, Partito Democratico e 5 Stelle, il salvatore della patria. Intendiamo agire per costruire una frattura, un prima e un dopo, e vogliamo farlo alla rovescia, costruendo sulle risposte ai bisogni inascoltati di questa città. Un programma e una proposta elettorale partecipata, antagonista a quella del PD,
dei 5 Stelle e della destra. Vogliamo dunque farlo insieme e vogliamo farlo attraverso assemblee pubbliche come questa in Piazza Vittorio, con incontri nei territori e praticando collettivamente il conflitto con un percorso che punti ad essere coinvolgente ed aggregante. Una sfida difficile ma entusiasmante che deve essere animata dall'ambizione di riportare nel dibattito cittadino la possibilità del cambiamento e dell'alternativa. Per farlo serve il contributo e il sostegno di chi in questi anni, in questa città, ha resistito, ha lottato e di chi ha iniziato a farlo ora, anche durante i lunghi e terribili mesi della pandemia. Il tempo è ora, noi abbiamo iniziato. Allora, cominciamo gli interventi. Gli interventi sono di 6 minuti, quando manca un minuto, insomma, Margherita, qui la Presidenza batterà il tempo, insomma, in qualche modo. Allora, il primo intervento è della coalizione del conflitto e interviene il compagno Paolo. Comunque io oggi ho fatto il secondo richiamo del vaccino, per cui diciamo che non dovrei produrre rischi. Allora, avete sentito un po' tutti e tutte l'introduzione. Io vorrei un attimo stare esattamente su quelle parole e provare a spiegare per quale motivo noi ragioniamo sul valore del conflitto in questa città, perché riteniamo che la dinamica che si è prodotta negli anni è stata una dinamica che l'ha abbastanza devastata, e spesso a devastarla non è stata tanto la voracità dei palazzinari, la dinamica estrattiva sulla città, il profitto, ma è stato il lento ma inesorabile declino della capacità di rappresentare la città in maniera vigorosa. Cioè, una parte della responsabilità rilevante del disastro di questa città sta a sinistra, cioè bisogna che ce lo diciamo, perché si è rinunciato all'idea che i risultati si potessero conseguire attraverso le lotte, ma che tutto discendesse da un meccanismo di costruzione di un consenso legato a lobby, a esercizio del potere che poi elargiva in qualche modo qualcosa a varie consorterie e anche spesso a mondi con i quali abbiamo camminato insieme. Io credo che bisogna dire basta a questa modalità di pensare alla città, che almeno peggio c'è sempre qualcosa che si può sostituire con qualcosa di migliore, turandoci il naso e magari decidendo alla fine è successo contro il pericolo nero, è successo contro altre dinamiche che hanno chiamato anche i movimenti a scendere in campo, a sostenere momenti elettorali. Ecco, questo modo di ragionare deve finire. Se finisce, noi stiamo dentro un meccanismo che ci interessa, perché guardate, vi faccio un esempio materiale concreto di questi giorni. Noi ieri abbiamo fatto un'iniziativa in prefettura dopo un episodio a via di Torrevecchia che in un altro tempo avrebbe prodotto una partecipazione e una risposta della città che non c'è stata. Sono arrivati dentro un quartiere già colpito dallo sgombero di Cardinal Capranica, dallo sgombero del Santa Maria della Pietà, sono arrivati con i blindati per fare un censimento, hanno preso possesso dello stabile, sono saliti sul tetto, e la reazione che doveva
vedersi ieri in prefettura ha riguardato coloro che sono interessati e un mondo limitato di questa città che è stato al nostro fianco. Non penso che sia disattenzione, penso che stia avvenendo una scelta in questa città, una scelta di resilienza, proprio andando incontro a quelli che sono i dispositivi che stanno mettendo in campo chi governa, insieme, da Salvini fino a Sinistra e Libertà, a LeU. Questo mondo qua ci sta scavando la fossa. E come la stanno scavando? Anche con un lavoro molto attento sui territori, perché guardate che il Partito Democratico non sta con le mani in mano, sta facendo un lavoro molto serio dentro i quartieri e dentro le periferie per raccogliere il consenso anche di chi sta alla sua sinistra. Anche rispetto a noi sta cercando di giocare una partita, e questa la dico anche per spiegare meglio per quale motivo noi siamo qui. Perché dico questo? E vado a concludere. Soprattutto l'assessore Valeriani, che non è uno qualunque dentro la costruzione della dinamica elettorale dentro questa città a sostegno di Gualtieri, sta provando a dirci che ci sono gli alloggi per Viale del Caravaggio, ma che questi alloggi noi li dobbiamo accettare, anche se non sono tutti per gli abitanti di Viale del Caravaggio, perché l'11 giugno quel palazzo deve essere restituito ad Armellino. Per cui c'è una convergenza di azione tra chi dice di fare del bene, cioè ci porta gli appartamenti, e il prefetto che rappresenta la forza pubblica. E questa convergenza dove sta? Sulla necessità di raccontare alla città che la Regione Lazio, il Partito Democratico, è molto più bravo dei 5 Stelle, sta risolvendo senza l'uso della forza pubblica uno spazio abitato, anche con l'accordo dei movimenti. Ebbene, noi questa roba non la potevamo tenere segreta, l'abbiamo resa pubblica. Il 4 faremo un'assemblea a Caravaggio e lì vediamo se la città sarà in grado di rispondere insieme a noi sulla necessità di non farci lasciare dentro un cul-de-sac, dove se noi non accettiamo quello che ci danno saremo noi i colpevoli dello sgombero, non che stiamo legittimamente chiedendo il giusto per le famiglie che hanno bisogno di una casa. Ieri mattina, per dirvi come stanno le cose, a Tor Pignattara, se non ci fosse stato il picchetto antisfratto ad impedirlo, una donna con due figli sarebbe finito per la strada. La stessa cosa può accadere in altri luoghi di questa città. Dov'è la forza di questa città per impedire questo? O la vediamo dentro questo percorso, riprendendo il sano esercizio del conflitto sociale, perché le trattative si fanno se i rapporti di forza sono a nostro favore. Se i rapporti di forza non sono a nostro favore, noi perdiamo. E se non capite la centralità della battaglia per il diritto all'abitare dentro questa città, stiamo messi molto male. Noi ci saremo dentro questo percorso, intendiamo sostenere un'ipotesi anche di irruzione dentro la campagna elettorale, ma deve essere questa la modalità che mettiamo in campo. Coraggio, compagni e compagne, si può fare, non dobbiamo avere paura. Allora, un appello, man mano che arrivano le forze, le strutture, le rappresentanze sociali, vi pregheremmo di avvicinarvi qui al tavolo e segnalarci che siete arrivati. Quindi adesso, allora, rifondazione. Chi viene? Rifondazione. Hai preso un po' la sprovvista. Purtroppo, cioè, ci sono varie mancanze. Tu
tolgo la mia bella mascherina. Allora, io veramente sto nei sei minuti, non solo perché mi obbligheranno a farlo, ma perché penso che ci siano veramente poche cose da dire, poche cose da aggiungere a quello che è già stato detto nell'introduzione e all'intervento che mi ha preceduto. Io credo che sia arrivato il momento di aggredire i nodi di questa città, le contraddizioni di questa città ai quali assistiamo, che vediamo svilupparsi da tempo, senza essere mai riusciti a dare... C'è il principale e il secondario, guarda, se leggi. Senza essere mai riusciti a dare una risposta efficace, non perché manchino le lotte, ma perché assistiamo anche a una frammentazione delle lotte. Assistiamo al fatto che ci sono tante piccole vertenze che fanno fatica, stentano ad avere un filo che le unisca, che le riconduca a comune denominatore, che faccia vedere che c'è una cornice entro cui possono essere fatte. E questo io penso che abbia anche a che fare, non solo, ma anche a che fare con il fatto che manchi una rappresentanza istituzionale che possa dare voce a quelle lotte e riportare la contraddizione nei luoghi dove qualche volta si decide e qualche volta si subiscono decisioni prese altrove, ma non si ha nemmeno il coraggio di porre il problema. Pensiamo per esempio alla questione del debito, che le amministrazioni che sono succedute nel corso degli anni, degli ultimi anni, hanno subito come una sorta di accidente inevitabile, con il quale comunque bisogna fare i conti, senza mai mettere in discussione né la natura del debito né la sua possibilità di essere ristrutturato, ricontrattato, per poter arrivare a liberare risorse che rendessero possibile lo sviluppo di politiche sociali, di sostegno, in una città che vive tantissime contraddizioni, vive un impoverimento, in una città in cui, se pensiamo alle questioni poste da Paolo prima, abbiamo case senza cittadini che le abitano e cittadini che non hanno case in cui abitare. E questa cosa è perché, non perché c'è un accidente del destino, ma perché chi ha amministrato la città lo ha fatto privilegiando gli interessi dei Parnasi, degli Armellini o su altri piani dei Cerroni, perché c'è comunque, io non penso che ci sia l'illusione di poter cambiare qualcosa, in questo sono forse un po' in disaccordo. Penso che quando si amministra una città come Roma si decide da che parte stare, si decide quali sono gli interessi che si vuole rappresentare, quali sono le condizioni che vogliono essere, che si pensa che devono avere soddisfazione dall'azione amministrativa e quelle invece di cui non frega un cavolo a nessuno. E così assistiamo al degrado crescente, lo abbiamo visto con le amministrazioni di Marino, l'abbiamo visto con l'amministrazione di Alemanno, l'abbiamo visto con l'amministrazione della Raggi, l'abbiamo visto con le amministrazioni precedenti. Allora, a questo è necessario, assolutamente indispensabile, porre un freno e provare a dare una soluzione in avanti. Ora, io so benissimo che quello che caratterizza la sinistra, intendendo per sinistra quella che ha il diritto di chiamarsi tale, non quella che viene chiamata così, è quella della frammentazione, della divisione, del pensare che si possa continuamente guardarsi intorno per magari scoprire che il tuo nemico è chi ti sta più vicino. È parte della nostra storia questa, e abbiamo anche tantissimi episodi che ce lo dimostrano. Ebbene, io penso che noi dobbiamo cominciare a dismettere questo abito e a provare a vedere se è possibile invece fare un pezzo di strada insieme, pensando che quello che noi dobbiamo fare è farci carico di una responsabilità per provare a dare rappresentanza alle lotte sociali, ai bisogni popolari, alla necessità di trovare sbocchi per il lavoro, per l'ambiente, perché ci siano trasporti degni di questo nome e non tradotte in cui in tempo di pandemia si rischia di prendere il virus, oppure che la città debba essere disegnata su misura degli interessi dei costruttori e non rispetto a piani che rispettino l'ambiente e la destinazione sociale degli spazi che si abitano. Questo è, credo che sia un nostro dovere. Abbiamo la possibilità di farlo. Per fare questo, come c'era scritto nell'introduzione, è necessario fare tutti quanti un esame di coscienza e provare a superare le difficoltà che pure ci sono, che non possiamo far finta che non esistano, per gettare il cuore oltre l'ostacolo e provare ad andare avanti, sapendo che c'è tanta gente in questa città che è delusa
da tutto ciò che è accaduto in questi anni, ma che se non vedo una prospettiva credibile non è automaticamente iscrivibile a chi può dare il sostegno a ipotesi di alternativa. L'alternativa è possibile costruirla, ma bisogna anche dare le gambe all'alternativa perché diventi credibile e diventi attrattiva per masse enormi di popolo che vedono nel momento elettorale la riproposizione dei soliti schemi rispetto ai quali non può che esprimere disinteresse. Sta a noi fare in modo che questo non accada più. Grazie Vito, che ha preso addirittura un minuto di meno. C'è l'intervento di Asia USB. Allora, prima Paola faceva riferimento, anche io mi occupo di tematiche abitative, dicendo che bisogna mettere al centro il conflitto. Allora, vorrei partire da un episodio che mi è capitato stamattina. Stavo nella nostra sede di Via Satta, che è un po' a Casalbuciato, che è un po' messa male, mentre tornavo a casa e mi chiama una famiglia che in questo momento, cioè stamattina, veniva sgomberata da dei vigili che ponevano l'appartamento sotto sequestro, cioè, quindi riprendono in grande stile in questa città gli sfratti e gli sgomberi. Noi dobbiamo porci un problema semplice, no? Noi cos'è che vogliamo rappresentare? Le esigenze dei settori popolari, di chi continua a essere espropriato di questa città, di chi continua a essere espropriato di qualsiasi bisogno. Però dobbiamo porci il problema che molte persone che vivono nella sterminata periferia di questa città sono espropriate da tutto, ma sono espropriate anche da noi. Abbiamo difficoltà oggi a essere i rappresentanti, voglio dire, ufficiali delle istanze che mancano ai settori che noi vogliamo rappresentare. Allora noi dobbiamo porci, partendo dal conflitto, che chiaramente quello che vogliamo rappresentare non è che ce lo regala chi ha devastato questa città e continua a devastarla, non ce l'ha regalato il centrodestra come non lo fa il centrosinistra e chiaramente non ha fatto anche l'attuale giunta a guida 5 Stelle. Partendo dal conflitto, è chiaro, noi dobbiamo tener conto che dobbiamo essere riconosciuti dai settori che vogliamo rappresentare. In questa città la gente continua a essere espulsa dai propri diritti, dal diritto alla casa, dal diritto alla sanità, dal diritto di una città che è sempre più distante, dal diritto ai trasporti. Non a caso in periferia i trasporti sono privatizzati, non a caso in periferia mancano le strutture sanitarie, mancano le scuole e questa città continua a essere più distante. Questo è un quartiere centrale, in questi quartieri centrali c'è ancora qualche abitante, questi abitanti vengono cacciati via perché bisogna far posto alle multinazionali che si debbono appropriare di queste parti di città, perché tutto deve essere messo a profitto. Questa narrazione purtroppo ce la fa anche una sinistra istituzionale e agli occhi della gente, oggi quando gli dici sei di sinistra, dice ma che sei sinistra come Prodi, come Renzi? E questo è un problema che noi abbiamo. Abbiamo il problema di come poi spiegarlo alla povera gente, di come spiegarlo a chi non ha una casa, a chi vive di precarietà, alla donna che va a fare pulizia e vive con 200-300 euro al mese. Perché se poi dice tu sei quello che, se sei quello della sinistra che mi ha massacrato, che ha fatto in modo che venissero tolto l'articolo 18, che ci ha provato Berlusconi, non ci è riuscito, però ci ha provato Renzi con l'assenso della sinistra istituzionale, tu da che parte stai? Allora noi dobbiamo porci il problema di come riusciamo a interloquire con la gente che vogliamo rappresentare dicendo che siamo qualcosa di differente, perché se siamo quella alla sinistra che si è appestato il fianco anche al massacro sociale, è chiaro che sbagliamo in partenza. Scusate, ma non è che mi ero preparato l'intervento. Grazie. Realista. Allora, intanto io credo oggi sia una bella occasione, dobbiamo rallegrarci di questa assemblea, partiamo dalle cose positive. Chi è che può permettersi di fare un'assemblea in piazza così partecipata in questo periodo? Non fanno neanche più i comizi elettorali, non ci scendono neanche più in piazza. Allora, piuttosto che diciamo darci sempre addosso di limiti e di debolezze, ne abbiamo tanti e li conosciamo bene, cominciamo a vedere quello che siamo, perché qui in piazza oggi
non ci sono, non c'è quello che qualcuno chiamerebbe il ceto politico, ci sono lavoratori e lavoratrici, ci sono persone che si battono per i propri diritti e per quelli delle persone che lavorano con loro, che stanno con loro, per chi è senza casa, per chi è senza diritti, per i migranti e le migranti, per gli sfruttati e gli oppressi. È con questa legittimità che noi dobbiamo presentarci innanzitutto a testa alta in piazza, tornare nelle piazze, con la legittimità che ci dà ad esempio questo bellissimo e grande movimento che stiamo vedendo in questi giorni in difesa della Palestina, che ha prodotto già a Roma una bellissima manifestazione dopo tanto tempo che non se ne vedevano e che ne produrrà un'altra il 5 giugno, con le lotte di cui noi non siamo rappresentanti, siamo direttamente agenti, perché tutte e tutti noi siamo sul nostro posto di lavoro, nella nostra situazione, lottando, cercando di contrapporci al potere ormai sempre più omogeneo e pervasivo del neoliberismo. Oggi abbiamo al governo uno come Draghi, hanno gettato tutti la maschera, un governo che è sostenuto dall'estrema destra ai sedicenti forze politiche di sinistra, ma noi lo abbiamo visto negli anni, ad esempio nell'amministrazione di Roma, dove il centrodestra e i fascisti, poi il Partito Democratico, poi i 5 Stelle hanno fatto sempre esattamente le stesse cose, hanno fatto sempre esattamente gli interessi dei poteri forti. Oggi stanno gettando la maschera, sostenendo un governo come quello di Draghi, che non a caso è stato uno dei più importanti banchieri del mondo alla guida della Banca Centrale Europea e che sta applicando le ricette aggiornate del neoliberismo per tutelare anche in una situazione di crisi gli interessi dei poteri forti. È quello che hanno sempre fatto, è quello che noi dovremmo fare invece al contrario, cioè ripartire da noi stessi e per poter parlare a chi sta nelle nostre stesse condizioni, riprendere da quello che noi impariamo nelle lotte sui nostri posti di lavoro, da quello che abbiamo imparato durante questa crisi del Covid, perché questa società chi l'ha mandata avanti, oltre che chi ha subito i morti, siamo stati sempre noi, è stata sempre la classe lavoratrice, gli sfruttati e gli oppressi. Chi è che manda avanti i trasporti pubblici? Chi è che ha mandato avanti i supermercati? Chi è che ha mandato avanti la sanità? Ce ne siamo accorti, se ne sono accorti tutti quanto è importante la sanità pubblica, il servizio pubblico. Chi è che ha mandato avanti le scuole nonostante le chiusure, la distanza, eccetera? I lavoratori e le lavoratrici. I lavoratori e le lavoratrici, un po' perché costretti dal ricatto, ma anche per il senso sociale, per la funzione oggettivamente sociale che i lavoratori e le lavoratrici svolgono, e non certo quelli che si sono arricchiti, i padroni, gli Urbano Cairo, ma neanche gli amministratori dell'ATAC che oggi annunciano fieramente che tornano i controlli sui mezzi pubblici, sovraffollati. Durante il Covid ne abbiamo visti di scandali che gridano vendetta e abbiamo però visto anche la forza che c'è nella società, negli strati della società più bassi, più sfruttati ed oppressi, che invece dovrebbero riguadagnare terreno e riguadagnare protagonismo. Allora secondo me la cosa più interessante di questo percorso non è presentare una lista per le elezioni comunali, se ce la facciamo ovviamente bene, perché diamo anche un'immagine di un percorso comune che c'è, di un accordo che c'è non tra forze politiche, ma tra persone, tra lavoratrici e lavoratori, donne e uomini, disoccupati, migranti, persone che vedono negato il diritto all'abitare, di costruire qualcosa di diverso. Allora partiamo da oggi, non sprechiamo un'ulteriore occasione bella come questa, di questa bella assemblea, e andiamo avanti nella costruzione di questo percorso comune. Salve a tutti,
Io mi chiamo Bianca e ringrazio gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di parlare di me, del mio lavoro e della situazione all'Italia. Adesso verranno, fra molto poco, verranno licenziati 5.500 persone in una botta sola, signori. Verranno eliminati, non esisteranno più. Significa che Alitalia, che è la prima nel centro-sud, la prima azienda nel centro-sud italiano, che ha un indotto di 40.000 persone, scompariranno queste persone, non avranno lavoro, non avranno soldi, non pagheranno le loro tasse e non avranno l'opportunità di pagare i loro debiti. Significa che la vita delle persone finisce, non c'è più dignità, la dignità è nel lavoro. Se non si lavora non si ha tanta dignità, perché uno si riconosce nel lavoro che fa. Io sono assistente di volo da 33 anni, continuo a essere assistente di volo e mi metto una divisa. E con il Covid, che non me la sono messa, ho riconosciuto che cosa significa non lavorare. Ho capito che cosa significa essere fuori. Significa mettersi una divisa o qualunque una tuta da lavoro o lavorare e avere uno stipendio. Significa, oltre ad avere dignità, significa avere una propria individualità. Ci si riconosce nel proprio lavoro, si è quello che, il lavoro che si fa, lo si è, qualsiasi lavoro che si fa. Io ho una maglietta che dice "We play our part", noi facciamo la nostra parte, noi lavoratori all'Italia facciamo la nostra parte, i nostri dirigenti non l'hanno mai fatta. Scusate, ho bisogno di leggere. Volevo descrivervi questo. Io quando mi metto una divisa addosso e vado a lavorare, io rappresento un piccolo tassello di quello che è l'Italia. Ma io sull'aeroplano rappresento l'Italia. Il nostro slogan, nelle nostre manifestazioni, ce ne sono state tantissime, il nostro slogan è stato "L'Alitalia è l'Italia". Noi rappresentiamo l'Italia, noi siamo italiani. E dietro questa immagine c'è una realtà di lavoro enorme. Il meccanismo del trasporto aereo è complesso, difficile da capire, non è soltanto passeggeri che salgono su un aeroplano e si vanno a divertire, è gente che va a lavorare da un'altra parte del mondo, è gente che viene in Italia da un'altra parte del mondo. Noi non vogliamo essere una compagnia regionale che porta gli aeroplani solamente a Parigi, a Francoforte o ad Amsterdam. Noi vogliamo essere il mezzo per cui 180 milioni di turisti verranno qui in Italia. Il turismo rappresenta il 13% del PIL italiano. Noi all'Italia li vogliamo portare noi qui. Questa è la nostra ricchezza. Roma è la nostra ricchezza e non solo Roma, anche Fiumicino. Il sindaco Esterina Montino, insieme con economisti, ha fatto un programma per rilanciare l'Italia, ma i nostri politici non ci vogliono ascoltare, non lo vogliono sentire. La parola nazionalizzazione non la vogliono neanche ascoltare. E invece noi la ricchezza la vogliamo portare qui in Italia, qui a Roma, perché un indotto di 40
1000 persone è un indotto enorme. Significa che noi possiamo andare a fare la spesa, significa che noi possiamo portare i nostri figli con orgoglio fuori, significa che possiamo andare a scuola con orgoglio avendo un lavoro e non facendo i disoccupati o usando la cassa integrazione, perché la cassa integrazione possono essere soldi, sì è vero, aiuta e come la cassa integrazione, ma non è giusto perché la paghiamo tutti la cassa integrazione. Mentre invece la politica ha mandato a guidare l'azienda per anni a degli incompetenti e dei menefreghisti. Vogliono, la politica vuole abbandonare l'Alitalia. La politica va a Bruxelles e dice soltanto sì alla Vestager. Ma quel sì per noi è la morte civile, significa che noi diventiamo uno Stato succube di altri Stati, ma l'Europa non è questa, signori, l'Europa siamo tutti liberi in questo Stato, non siamo subalterni a nessuno, noi siamo 60 milioni di persone che abbiamo una ricchezza enorme e tutti ce la vogliono prendere, noi ce la dobbiamo tenere ben stretta. Questa è la nostra ricchezza, il nostro Stato italiano, 150 anni di Stato italiano, di Repubblica italiana, è la più giovane Repubblica italiana, è la più giovane Repubblica che ci sia, ma è nostra, ce la siamo guadagnata, i nostri antenati hanno lottato e noi adesso che cosa siamo? Subalterni all'Europa. L'Europa va bene, ma perché subalternità? Perché perdere 180 milioni di passeggeri? Di passeggeri significa un sacco di soldi. Perché darli alla Ryanair che viene dall'Irlanda? Perché darli alla Lufthansa che viene dalla Germania? Noi siamo nel Mediterraneo e qui ci dobbiamo stare, ci dobbiamo vivere e qui i nostri figli ci devono vivere. Allora, in 33 anni io ho vissuto gli ultimi 12 anni dicendo devo sopravvivere, possibile? Avete mai sentito un assistente di volo all'Italia che si presenta bella, altera e nella sua testa dice devo sopravvivere? Significa che siamo alla frutta, ma io alla frutta non ci voglio andare, io voglio continuare, io non voglio essere una cassa integrata, io finché produco, produco, io sono una lavoratrice e il mio dovere è produrre, il dovere dei politici è di portarci a casa dei contratti che siano buoni per noi, non per l'Europa e la Vestager, non per la Lufthansa o l'Air France, ok? Poi penso che la terza ristrutturazione ha comportato un licenziamento di 22.000 persone, 22.000 persone e adesso c'è un'altra ristrutturazione ancora, altri 5.500 persone che se ne andranno e che li dovremo di nuovo pagare noi, noi perché paghiamo noi le tasse e attraverso le tasse paghiamo anche gli stipendi di tutti quei politici che vanno a firmare le schifezze più schifezze per mantenere il loro posto di lavoro, le loro ricchezze, non le nostre. Grazie per l'attenzione e ringrazio tutti quanti. No, ma ce la posso fare anche con la mascherina, vero? Buonasera a tutte e a tutti. Io sono Elisabetta Canitano. Con molti di voi ci conosciamo. Ciao. Mi sono detta disponibile per candidarmi con potere al popolo a queste elezioni amministrative. Abbiamo fatto delle riunioni
ci siamo confrontati, siamo qui ancora per confrontarci, per parlare insieme, per capire come rendere giustizia a una città e a una periferia trascurata che ha perso la fiducia. Amore, non importa, non importa, non importa, che mi può fare? Creatura. Una città che nelle sue periferie, io ho lavorato per 20 anni a Piazza Gasparri e quando ho cominciato Casa Pound non c'era, non esistevano i fascisti. Poi esistevano... Poi le nostre periferie hanno perso progressivamente qualunque speranza di essere rappresentati. Hanno visto che quella che si chiamava sinistra tutto faceva tranne ascoltare le loro necessità. Abbiamo visto sfratti, sgomberi, chiusura dell'acqua. Abbiamo visto la sanità pubblica scomparire perché tutti fossero costretti ad acquistare la sanità privata, la sanità religiosa. Abbiamo visto i nostri ospedali laici spogliati di tutto, di letti, di attività, per essere costretti ad andare al Policlinico Gemelli, al gruppo Villa Maria, al campus biomedico che è l'Opus Dei. Abbiamo visto smantellare tutto e alzarsi ed opporsi non è stato sempre efficace. Io sono d'accordo con Paolo Di Vetta. È un sistema di potere che fa capo alla destra e che in questa regione, in questa città, come in tutta Italia, fa capo al centro-sinistra. Perché Zingaretti, prima di accogliere la Lombardi, governava con un consigliere della Lega, governava con un consigliere di Forza Italia. Non c'è speranza se non si rompe con chiarezza con questo sistema di potere. Non è possibile che un ampio centro-sinistra faccia 3 giornate sul museo di Tor Bella Monaca immaginario, che non c'è sta, una bugia, dove si alterna quella che in Francia chiamano la sinistra caviale, dei grandi discorsi, dei grandi progetti, delle cose che volano così alto che quelli che stanno sotto non li vedono neanche da lontano. E poi noi andiamo con la carovana delle periferie a Tor Bella Monaca e un anziano ci dice: me date una mano, ci date una mano per il centro anziani, che quando mi chiama mio figlio gli devo rispondere sempre sto sul muretto, perché non c'avevo manco il centro anziani. E allora che vuol dire il museo immaginario di Tor Bella Monaca? Che cosa vuol dire fare delle grandi elaborazioni sull'importanza della sanità pubblica se poi si fanno dei convegni come quello che si fa in questi giorni, dove si invita Alessio D'Amato, l'assessore regionale della sanità del Lazio, come se fosse un interlocutore, dimenticandoci che la regione Lazio ha avuto un direttore sanitario di Confindustria Lombardia e con lui Zingaretti e D'Amato hanno lavorato, con lui hanno distrutto la nostra sanità. Allora bisogna fare una barriera, un muro e dire: noi siamo per il conflitto e con chi privatizza, con chi distrugge le nostre vite, con chi pensa che alla fine però bisogna trovare un piccolo accordo,
noi non ci andiamo, perché questa è la speranza che dobbiamo ridare a chi non ha niente e a chi in questi anni si è visto passare di tutto davanti, con una scusa o con l'altra, col voto utile. L'antifascismo si fa nelle periferie, insieme ai cittadini che non hanno speranza. Questo è quello che conosciamo noi. Si fa sbarrando la strada fisicamente a chi cerca di approfittarsi dei bisogni per soffiare sul fuoco. Soltanto questo. Grazie. Grazie a voi. Allora, Anna di Caravaggio. Buonasera a tutti, io sono Anna Occupante di Caravaggio, non si sgombera, non solo di Caravaggio, Caravaggio non si sgombera, come non si sgombera nessuna occupazione, come non si sgombera Torre Vecchia, come non si sgombera la signora di Teppi Gattara, come non si licenziano 5.000 persone che perderanno la casa. Quindi non si sgombera, deve essere il motto di tutti quanti. Noi dobbiamo sgomberare chi ci governa, perché non sono all'altezza, perché sono degli infami, perché sono dei bugiardi. È tutta gente che sta lì per fare i propri interessi. Un anno e mezzo fa, circa il 31 di agosto del 2019, Caravaggio doveva essere sgomberato. Caravaggio ha fatto una difesa, ha fatto le barricate e in più ha chiamato la città a sostenerlo, e in quell'occasione la città ha risposto e lo sgombero venne fermato. Questo che vuol dire? Vuol dire che se c'è unità di lotta, che se c'è unità tra i movimenti, che se c'è unità tra le alternative della città, anche il potere si ferma. Ma se noi invece per ogni lotta lasciamo le persone da sole, la cosa andrà avanti, si cambieranno i governi, verrà Draghi, Draghetto, Dragoncello, sarà sempre la stessa cosa. Noi li dobbiamo fermare, come si fermano? Andando tutti insieme, quando c'è bisogno, bisogna sorreggere e solidarizzare con le persone che hanno bisogno. Il movimento del diritto all'abitare fa questo, sostiene tutte le persone che non hanno un tetto sulla testa, che tutte le persone che rischiano di andare a dormire sotto i ponti, e noi questo lo faremo sempre. Adesso per Caravaggio ancora si accelera l'uscita delle persone. È un anno e mezzo che siamo in trattativa con la regione, con le istituzioni. Queste case appaiono e scompaiono, sembra carta vince e carta perde. Una volta sono 50, una volta sono 70, non si capisce niente, però si capisce quello che il prefetto ha detto, rimangiandosi la parola, che Caravaggio tra 12 giorni deve uscire, tra 15 massimo, appena finite le scuole, e poi non tutte le scuole immagino finiscono il 12. Quindi questa cosa è assurda. Noi usciremo da Caravaggio, le famiglie sono 105, vogliamo 105 case. Gliel'abbiamo detto ieri davanti alla prefettura, e chiamiamo la città ad essere con noi. Il 4 facciamo un'assemblea davanti all'occupazione per strada, come abbiamo fatto 2 anni fa, e invitiamo tutti quanti a intervenire, e vediamo lì se la città risponde, se c'è solidarietà. Altrimenti tutto questo che si sta facendo, queste assemblee, non varranno niente. Quello sarà un termometro per vedere se veramente siamo tutti solidali e
anche se ci battiamo contro questo potere infame. Grazie. Grazie a te. Adesso c'è l'intervento del compagno Marco del CSI. Marco. Ecco Marco. Ciao a tutti, sono Marco dei CSI. Intervengo per chiedere unità, essenzialmente mi sentite? Il problema secondo me sia a livello nazionale che a livello di Roma è la mancanza di unità. Noi a Roma adesso andremo a un'elezione dove assisteremo alla fratturazione, alla frammentazione delle sigle di sinistra. Avremo la sigla di Liberare Roma che porterà i voti al PD, ossia porterà i voti verso il campo opposto. Avremo la sigla di Rizzo, avremo la lista di Ferrando. Io penso che oggi sia necessario fare uno sforzo da parte di tutti, movimenti, associazioni, organizzazione politica, per creare un'alternativa vera che si opponga a questa situazione che ci sta asfissiando. Noi a livello nazionale penso che da qui a poco avremo un governo fascista, probabilmente avremo, e abbiamo visto già Salvini come ministro dell'interno andare a citofonare persino dentro le case della gente. Avremo forse la Meloni a presidente del Consiglio. A Roma sappiamo come stiamo messi, l'emergenza abitativa, l'emergenza delle periferie, abbiamo l'emergenza sanitaria con la sanità territoriale che non esiste. I problemi sono tantissimi, le risposte non ci sono mai state date. Noi siamo quelli che fanno le lotte, quelli che stanno dietro le persone, quelli che cercano di porre dei problemi, ma quello che manca oggi sono le risposte. Noi siamo in piazza, ci uniamo, ci siamo uniti per la Palestina, ci siamo uniti per l'Italia, ci siamo uniti per la sanità pubblica. Quello che manca oggi sono le risposte, ossia le risposte delle istituzioni, e per avere le risposte dalle istituzioni noi oggi abbiamo bisogno di unità. Se non ci uniamo noi non entreremo mai dentro le istituzioni. Frammentare il corpo elettorale in mille rivoli è follia politica, è matematico che noi restaremo fuori dalle istituzioni e le nostre battaglie saranno vanificate per la frammentazione politica della sinistra. Oggi io faccio soltanto un appello, voglio fare soltanto un appello all'unità di tutte queste organizzazioni, delle associazioni, dei partiti, affinché si inizino un percorso che sì ci porti fino alle elezioni di Roma, ma che non finisca il percorso. Cioè questo coordinamento, queste forze, queste associazioni devono rimanere, pur perdendo le elezioni, perché forse stiamo andando un po' troppo in là con la campagna elettorale, dovremmo accelerare i tempi, ma questo percorso non deve finire, deve continuare, deve essere il primo seme piantato a Roma, come un seme è stato piantato in Calabria, così come un seme è stato piantato a Torino. Ebbene, noi questi semi li dobbiamo tutti innaffiare insieme, dobbiamo creare una rete che abbia una prospettiva sia territoriale e quindi espanderci sul territorio nazionale, sia una rete che abbia una prospettiva di tempo. E quindi io auspico che tutte le organizzazioni, le associazioni, i movimenti, il giorno dopo le elezioni non se ne vadano ognuna a riprendere la propria battaglia singola e individuale. Dobbiamo rimanere compatti, dobbiamo rimanere uniti, dobbiamo sposare tutti un progetto, renderci partecipi di un progetto unitario, altrimenti noi possiamo sempre fare tante bellissime riunioni, ma se noi ogni volta andremo separati saremo sempre destinati alla sconfitta. Questo è il mio appello, è l'appello all'unità, che secondo me è il primo bene supremo della sinistra, e noi dobbiamo cercare di riconquistarla, visto che siamo arrivati anche a frammentare l'atomo. Io penso che noi tutti sappiamo che è colpa nostra il fatto di non stare più all'interno delle istituzioni né nazionali né locali. È chiaro che se noi seguiamo ad andare ognuno per conto proprio, chiaramente l'elettorato si disperde, è matematica, non è filosofia, non è storia, non è politica, è matematica. L'elettorato si frammenta, si disperde, e noi saremo sempre quelli che stanno a guardare. Ebbene, io da spettatore non voglio che diventiamo complici, noi stiamo diventando complici di questo sistema. Quindi mi appello, e chiudo qui, è per l'unità di tutte queste organizzazioni, e soprattutto che questa unità non finisca il giorno dopo delle elezioni, ma continui in un percorso, in un coordinamento, con riunioni periodiche, e cominciamo a lavorare tutti. Ho sentito gli interventi dell'anticompagni,
per l'Italia, per la casa, per le periferie. La lotta di uno deve diventare la lotta di tutti. Questo è il mio appello per tutte le organizzazioni qui presenti. Allora interviene il Comitato Romano Acqua Pubblica, Fulvio. Allora, io leggo qui Roma in Comune, è un termine a noi caro come Movimento per l'Acqua Comune, perché consideriamo l'acqua il bene comune per eccellenza, il bene che è un prerequisito alla vita. È un prerequisito anche alla salute. E quando abbiamo visto qui su Roma che la signora Raggi ha eseguito dei distacchi del servizio idrico, delle occupazioni abitative, lo denunciamo con forza, perché eseguire dei distacchi in piena pandemia, oltre che una follia, è una tendenza squisitamente omicida. Non soltanto siamo quindi solidali con il Movimento per il diritto all'abitare nella difesa non soltanto delle occupazioni e del diritto all'acqua, ma considerando l'acqua un prerequisito appunto della salute, pensiamo che la sanità debba essere pubblica. Raccogliamo certamente come Movimento per l'Acqua quindi un appello all'unità dei movimenti. E che cosa chiediamo a questa potenziale nascitura coalizione elettorale? Chiediamo degli impegni, quegli impegni che sono stati tutti disattesi in 10 anni. Noi 10 anni fa, 27 milioni di italiani, non uno, 27 milioni di italiani hanno detto chiaramente sì all'acqua pubblica, 1.200.000 romani e romane. Che cosa abbiamo visto in questi 10 anni? Che non è stata portata un bel nulla a livello nazionale, che la nostra legge di iniziativa popolare è rimasta nei cassetti della Commissione Ambiente della Camera. Abbiamo visto la politica degli stacchi, abbiamo visto una tendenza strisciante, oggi sempre più chiara, verso la privatizzazione dei servizi pubblici locali, in primis anche dell'acqua, con la formazione di una serie di cosiddetti player, cioè di aziende multiservizi che stanno accentrando tutti i servizi pubblici locali, dalla gestione dei rifiuti alla mobilità all'acqua. A Roma in Comune, questa coalizione, chiediamo un impegno alla ripubblicizzazione del servizio idrico di Roma, quindi a riprenderci quello che è nostro. Chiediamo di proporre temi a qualsiasi politica di distacco, chiediamo la reinternalizzazione di tutti i servizi che sono stati dati fuori in outsourcing, con il riconoscimento pieno dei diritti sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo in prossimità di questa scadenza, diciamo, del decennio. Non pensiamo che il decennale del referendum sia una commemorazione. Rivendichiamo la vittoria popolare, ma vogliamo rilanciare la conflittualità. Per questo il 12 giugno, ed è questo l'invito, l'appello che rivolgo a Roma in Comune, il 12 giugno noi saremo in piazza. Saremo in piazza preceduti da una serie di iniziative territoriali che coinvolgeranno tantissime città italiane. All'Esquilino, qui a Roma, ci sarà un presidio nazionale e abbiamo l'ambizione anche di fare un corteo che auspichiamo sia molto, molto partecipato. Quindi chiudo con questa diciamo, notizia, con questo appello rivolto a Roma in Comune, a tutte le forze politiche presenti qui, a tutti i movimenti dell'associazione, ad essere con noi in piazza il 12 giugno all'Esquilino. Grazie Giulio. Potere al popolo. Si prepara intanto il compagno di inventare il futuro. O la compagna. Allora, buonasera a tutti e tutte. Pensavo, mentre ero qui, un po' all'immagine di questa mattina, non so se l'avete vista nei giornali, l'immagine delle primarie del PD. Credo sia una delle fotografie più tristi mai viste negli ultimi anni. Praticamente un muretto dove al centro c'era un banchiere.
attorno hanno messo due donne perché tutti maschi è brutto, e poi stretti stretti c'erano altre tre persone al lato che quasi non entravano nel muretto e si stringevano per prendere un po' di spazio. E invece qui vedo una situazione diversa, ci sarebbe piaciuto essere di più, ci sarebbe piaciuta la presenza di tante associazioni, di tanti comitati, di tante realtà. Però questa è la realtà, questi siamo, non siamo ovviamente qui a fare un'assemblea popolare che raccoglie migliaia di persone, però se noi riusciamo a trasformare quello che noi siamo fuori dai palazzi del potere e portarlo dentro, allora noi siamo tutt'altra cosa, perché vediamo che anche gli altri partiti, i partiti di sistema, non riescono a mobilitare, non riescono nemmeno più a chiamare una piazza, non riescono più, è completamente scollato dalle persone, è completamente scollato dalle classi popolari, dalle persone che abitano le periferie. Al di là di questa bella immagine, in questi giardini, è chiaro che qua tocca darsi una svegliata, perché questi ci hanno dichiarato guerra, e sentire gli interventi di Anna Di Caravaggio, quella lavoratrice dall'Italia, a me che ho 30 anni mi fa male, a me che sono nato, cresciuto in questo paese, in un quartiere della periferia di Roma, mi fa male, mi fa rabbia, mi fa schifo, perché questa è la situazione. Hanno creato una città in cui, dopo aver conquistato il centro storico, le banche, le grandi multinazionali finanziarie, noi abitanti delle periferie siamo diventati un effetto collaterale. Le periferie sono diventate un luogo dove scaricare i problemi sociali e ambientali di questa città. Questa è oggi Roma. E compa, purtroppo qua è saltato tutto. È caduto anche il muro della sinistra, è saltata qualsiasi forma di mediazione, di compromesso. Non c'è più spazio là dentro. L'unica cosa che sono rimaste in piedi da centrosinistra, centrodestra e altro sono reti clientelari. È il clientelismo nella periferia, nelle associazioni, nelle realtà del terzo settore. Questo è quello che rimane dopo aver costruito una città privata che ha completamente smantellato qualsiasi tipo di servizio educativo, per esempio in periferia, qualsiasi tipo di servizio socio-assistenziale, perché ovviamente è una città formata per il centro, dove al centro ci sono servizi e i problemi vengono espulsi fuori. Beh, di fronte a questa situazione in cui è crollato appunto qualsiasi tipo di compromesso e di mediazione, c'è anche un quadro politico in profonda trasformazione, si vedono nuovi soggetti che avanzano, si vedono studenti e gli studentesse che occupano le scuole, si vedono tantissime realtà nella periferia, nei quartieri, che in un modo o nell'altro provano a costruire una città diversa, magari anche facendo la distribuzione dei pacchi, andando a occupare spazi. Però è chiaro che se non si mette una testa politica a tutto questo mondo frastagliato, non ci può essere una sintesi, perché se noi andiamo a costruire un'unità tra sigle, tra partitini, è chiaro che l'unità delle debolezze non potrà mai fare la forza. Noi quello che dobbiamo costruire non è semplicemente un'unità tra quelli che stiamo qui, ma un'unità sociale, un'unità popolare, e questo si fa passo dopo passo. Queste elezioni devono essere allora un passaggio in questo senso, devono essere un passaggio che ci permette di non far sì che la signora Armellini, proprietaria di Caravaggio, che è proprietaria di 1234 case tra Roma e Ostia, si permette di chiedere lo sgombero di 105 famiglie che non hanno un'alternativa alloggiativa. Noi questo non lo possiamo permettere, questa è una dichiarazione di guerra. Noi non possiamo permettere che si continui su questa strada. E tutte le altre opzioni in campo sono la gestione di quel tipo di rapporti lì, sono l'amministrazione di quel tipo di soluzioni che propone la signora Armellini, che secondo la Guardia di Finanza ha evaso 2 miliardi di euro, però ovviamente la Guardia di Finanza non si è accorta quando evadeva 200 milioni di euro all'anno alle casse dello Stato italiano. Eppure io, quando compilavo le domande di buoni spesa delle persone rimaste senza lavoro a San Basilio quest'anno, sembrava che stavamo facendo una dichiarazione su tutto, se mancava anche una riga ti ricontattavano. Cioè questo è il sistema che hanno creato, e chi doveva smontare questo sistema? I 5 Stelle sono stati smontati. Ora, fuori dai partiti di sistema non restiamo che noi, e questo deve essere una presa di responsabilità anche in una metropoli complessa e frastagliata come Roma. Voglio dire una cosa, io ricordavo, rispetto alla questione del conflitto che è stato detto tante volte, ho studiato sociologia a Bilbao, nei Paesi Baschi. Una volta venne una signora dell'ONU che disse che il contrario della guerra non è la pace ma è il conflitto. Perché se si passa dalla guerra alla pace senza alcuna forma di conflitto sociale,
senza alcuna forma di organizzazione dal basso per rivendicare diritti e dignità, allora continua una guerra che magari non è la guerra delle armi, ma è la guerra dei soprusi costanti, dei piedi in faccia ai più deboli. Beh, loro ci stanno dichiarando guerra. E la gestione del recovery fund, la gestione del recovery fund sarà questo, sarà un processo di ristrutturazione del capitale europeo che trasformerà ancora di più le nostre città. Una città come Roma, che non ha un tessuto produttivo, che non ha niente, Roma produce Roma nel senso che la rendita edilizia produce alta rendita edilizia, che la rendita sulle case produce altre speculazioni abitative, sarà una trasformazione in questo senso, ci stanno per dichiarare guerra. Quindi noi dobbiamo prepararci e ovviamente farlo in maniera intelligente, farlo in maniera creativa, senza prestare il fianco al nemico e senza agire solamente con la rabbia e con l'impulsività. Ci vuole ovviamente grandissima intelligenza politica. Quando è stato chiamato, quando è stato deciso di chiamare con il nome Roma in Comune questa assemblea, ovviamente tanti e tanti di noi hanno pensato all'esperienza di Barcellona, dove Ada Colau, un attivista che si sdraiava di fronte ai picchetti, è arrivata ad essere la sindaca di quella città. Io ho pensato anche a un'altra cosa, cioè portare Roma in comune. Entriamoci veramente in comune, noi. Entriamoci noi, perché Roma siamo noi, siamo gli abitanti delle periferie, siamo i lavoratori, le lavoratrici, siamo le persone che non hanno più una casa dignitosa e stabile dove stare. Portiamo veramente Roma in comune. Questo deve essere l'approccio, ce li dobbiamo mangiare gli altri quando andiamo a parlare con gli altri, perché noi siamo la Roma che deve stare in comune, gli altri non lo sono, sono espressioni di potere che non hanno assolutamente più un legame con il paese reale, nemmeno con la città. Quindi io auguro buon lavoro a tutti e tutte e spero che questa assemblea possa essere un passaggio di assunzione di responsabilità da parte di tutte le organizzazioni per mettersi a lavorare sin da domani su costruire il prima possibile un'alternativa credibile a quello che già c'è in campo e che non può essere accettabile da verità, non può essere assolutamente accettabile. Grazie a tutti e tutte. Grazie mille. Adesso andiamo a inventare il futuro. E poi si prepara Democrazia Atea. Ciao a tutte e a tutti. La posizione di svantaggio con cui partiamo è enorme. Ci troviamo di fronte a dei Golia abilissimi non solo nella comunicazione politica. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che non ci verranno concessi spazi tradizionali. Per quanto possiamo essere bravi e forti nelle metodologie della folk politics, questo non ci permetterà di arrivare ai risultati che vogliamo raggiungere. Se noi ci poniamo obiettivi quanto mai complessi, come la trasformazione radicale della città in cui viviamo, non dobbiamo assolutamente perdere nessuna opportunità donataci dall'epoca in cui viviamo. Ad esempio, Calenda è partito con un larghissimo anticipo con la sua campagna, nonostante quella ufficiale sia partita solo ora, è riuscito a prendere una lunga rincorsa. Nonostante questo, gli argomenti portati dall'ex ministro sono un'idiozia. Argomenti che dimostrano una forte incapacità nel cogliere le difficoltà dei cittadini. Inoltre si tratta anche di un politico poco colto. Un esempio, nel nono municipio è andato a parlare dei filobus dicendo: ah, ma qui non ci possono passare gli autobus tradizionali. Non ho nulla da dire di pro alla Raggi, assolutamente, però ecco, non sa neanche come funziona un filobus, cioè una cosa, basta leggere Urlo se vivi nell'ottavo municipio, non serve una grande capacità politica. Di certo la frammentazione non può che portarci distanti anni luce dai nostri fini, proprio perché è complesso. Tutto questo per dire che fondamentalmente dobbiamo essere in grado di trasformare i nostri svantaggi in punti di forza. Da un lato le nostre capacità di aggregare nelle lotte, e lo abbiamo visto anche con le altre compagne. Dall'altro una formidabile conoscenza delle falle di Roma, che noi molto meglio dei Calenda, dei Gualtieri e della destra conosciamo. Detto ciò, rimaniamo uniti a tutti i costi. Separarci sarebbe un errore di storica importanza. E quello che vi chiedo, per quanto velleitario possa essere,
è di rimanere uniti anche dopo. Questo deve essere uno slancio che deve resistere fino alle prossime elezioni. Forse sarà una richiesta utopica, ma l'unica alternativa è la nostra morte. La intervista Democrazia Atea si prepara. Si prepara Osa. Buonasera a tutte e a tutti. Innanzitutto ringrazio gli organizzatori di questa assemblea che hanno invitato anche Democrazia Atea. Abbiamo raccolto l'invito con grande piacere e con grande onore, consapevoli del fatto che le organizzazioni della sinistra in Italia e anche a Roma senza unità non hanno più futuro. E dunque anche noi ci siamo presentati a questo appello nella consapevolezza di dover dare, se possibile, il nostro contributo. Su due piani. Il primo, nazionale, cercare di costruire un'interlocuzione confederativa che consenta ad ognuno di noi, perché nessuno di noi è pronto per fare un passo diverso, di mantenere una propria autonomia. E le confederazioni sono strutture politiche che consentono questo. Secondo, il piano cittadino, romano. Non credo che ci siano alternative. È chiaro che si debba andare uniti per non rimanere a terra, come una ruota bucata. E nelle alternative possibili all'interno di questa coalizione pensavo di trovare ipotesi di scelta tra uno, due, più candidati. Io questa sera in piazza ne vedo una, che appoggio, che appoggiamo. Non vedo altri candidati sui quali far convergere le nostre intenzioni di voto. Questa sera in piazza, come in tutti i quartieri romani in questi mesi, come in tutte le notti cittadine, io ho visto una sola candidata, quella che ha parlato poco fa, Elisabetta Canitano, e che trova sicuramente il nostro appoggio. Tra le lotte che ho sentito narrare dai compagni che mi hanno preceduto, sicuramente il più importante, il più rilevante, il più grave è il problema dell'abitare, il diritto dell'abitare. Ebbene, noi siamo a Roma, nella città dei sogni. Io proporrei, anziché le parole che ho sentito pronunciare adesso, io proporrei la parola esproprio. E quando parlo di Roma, parlo di un 25% del patrimonio immobiliare in mano al clero. E poi metterei le due cose insieme. E penso che un patrimonio immobiliare come quello romano, che rimane nelle mani di una casta clericale che non fa sconti a chi invece in questo momento ha un problema grave di tetto sulla testa, beh, nella città dei sogni continuo a ripetere che si dovrebbe parlare di esproprio. Poi, se nelle programmazioni politiche delle liste cittadine si dovesse pensare ad altro, sicuramente valuteremo. Ma io penso anche che un'analisi politica del territorio non possa prescindere da dei dati di fatto, oggettivi, e poi semmai tradurli in politiche attive. Detto questo, ritengo anche che un altro dei problemi di Roma, che non è soltanto di Roma, ma diventa anche di altre città, sia quello dell'acqua, e che ricordo anche che l'acqua era una delle 5 stelle del Movimento 5 Stelle, e anche su questo punto, quando sento che a Roma vengono staccati i contatori perché ci sono delle situazioni di morosità, quando abbiamo sentenze della Corte d'Appello di Roma che dicono che la priorità deve essere mantenuta nella erogazione pur in presenza di morosità, ebbene, anche queste battaglie credo che siano il fallimento della sindaca Raggi, che si era presentata come tutrice di ben altri diritti, ma a ben vedere chi aveva analizzato quel movimento sapeva perfettamente, perché lo aveva detto, che le politiche di costoro sarebbero state fallimentari, così come poi si sono disvelate. E non c'è bisogno di fare conferenze per poter dire come stanno sistemati.
ritengo che le candidature che possano trovare unità tra le formazioni che sono presenti oggi debbano avere anche un'altra caratteristica. Non si possono avere ambiguità, non si possono avere all'interno delle coalizioni persone che magari strizzano l'occhio ad altre coalizioni, ad altre liste, ad altre formazioni che pur nella loro legittimità politica, ebbene, nelle loro finalità non sono state fatte per poter consentire un'affermazione di una sinistra radicale, quanto piuttosto da fare da sponda coperta ad altre formazioni che sono quelle del PD, ad esempio, per cui le formazioni che cercano di trovare una sponda in maniera ambigua per poter mantenere inalterato il potere del PD, beh, sicuramente non troveranno Democrazia Atea su questi fronti e ci troveranno sicuramente ancora una volta in contrasto, perché l'ambiguità a noi non piace. Forse abbiamo la pecca, per usare un termine, di essere un po' troppo diretti? Non ha importanza, continueremo ad esserlo e continueremo a dire le cose come riteniamo che debbano essere dette per non lasciare spazio a nessuna forma di ambiguità. E concludo dicendo che il nostro appoggio alle coalizioni di sinistra senza ambiguità ci potranno vedere presenti e concordi anche dopo le elezioni di Roma. Grazie. Si prepara se c'è il compagno rappresentante del Partito del Sud. Buonasera a tutti e a tutti, sono Gabriele dell'opposizione studentesca d'Alternativa e insomma era d'obbligo anche per gli studenti intervenire qua oggi per un motivo molto semplice, che Roma è una città molto particolare e che è stata governata a destra e a manca da tutti, bene o male, in ultima dal Movimento 5 Stelle, e alla fine l'unica cosa che era chiara, come lo è chiaro in Italia, tutto il resto d'Italia, è che chiaramente non ci sarebbe stata a Roma, come in tutte le altre città, nessuna prospettiva per noi studenti, ma allargando, nessuna prospettiva per le giovani generazioni. Questa è una città che vede le scuole di periferia cadere a pezzi, nonostante si parli di miliardi sulla scuola, noi, oppure si parli di norme Covid, noi vediamo ancora le scuole che non hanno ancora le norme d'edilizia a posto per sopravvivere. E a tutti i livelli, questa cosa avviene di più nelle periferie, dove più che combattere la povertà vengono combattono i poveri, dove le scuole vengono lasciate a loro stesse, dove tutti noi studenti veniamo abbandonati, dove tutti vengono abbandonati. Il punto focale oggi è che davanti a una crisi di prospettive così grande, davanti al fatto che la scuola è stata sottoposta a decenni di smantellamento, a decenni di privatizzazione, ma soprattutto a una continua aziendalizzazione da parte di tutti quelli che hanno governato questo paese e che hanno governato poi a ricaduta anche questa città, che in particolare è stata governata dal centro-sinistra, che ha portato avanti quella logica di autonomia scolastica anche all'interno del Comune di Roma e che ha agevolato quelle politiche di tagli e di trasformazione della scuola pubblica in questa città, che erano imposte dall'Unione Europea e che non hanno fatto nient'altro che smantellarla. Allora noi possiamo dare un esempio qua a Roma. Perché? Perché è una città importante, ma soprattutto perché dobbiamo dare con questa assemblea Roma in Comune l'indirizzo per una nuova prospettiva, che sia una città pubblica, ma realmente pubblica, dove per noi studenti ci sia la possibilità anche solo di immaginarsi una prospettiva futura, dove studiare non diventa una sorta di impresa, visto che per arrivare a scuola bisogna alle 8 di mattina entrare in dei mezzi dove altro che sanità, altro che norme Covid, si bestemmia e basta, la mattina lo sappiamo tutti e noi studenti insieme a tutti gli altri pendolari questa cosa la sappiamo benissimo, dove le scuole vengono distrutte, dove i posti in cui abitiamo noi studenti sono completamente vuoti, dove per noi
il massimo del divertimento può diventare una rissa, visto che veniamo privati di qualsiasi incipit, non solo culturale ma di prospettiva reale. E quindi noi abbiamo bisogno reale di una rappresentanza in questa città, cosa che non c'è mai stata data, non c'è mai stata concessa, nonostante le varie promesse, i vari programmi dei 5 Stelle. Prima giustamente si citava la questione dell'acqua, ma anche il fatto che abbiano all'inizio almeno parlato di contrastare la buona scuola o di contrastare l'autonomia scolastica, l'aziendalizzazione della scuola, hanno cambiato totalmente programma. Quindi adesso l'alternativa deve venire fuori e contro questo sistema politico, perché noi abbiamo l'esigenza che in una città del genere ci sia una prospettiva reale, che veniamo rappresentati, perché nessuno ci rappresenta, e quando fanno finta di rappresentarci ce lo stanno sempre buttando al culo come al solito. Quindi sappiamo bene che se l'alternativa viene venire, deve venire da questo tipo di piazze, da questo tipo di assemblee, per ripensare la scuola, per ripensare le nostre periferie, per dare una prospettiva seria a noi studenti, per andare anche nella città, oltre che a livello nazionale, contro l'aziendalizzazione della scuola, che non ha fatto altro che distruggerla. Grazie a tutti. Grazie. L'intervento del Partito del Sud, si prepara Gaetano del Partito Comunista Italiano. Partito del Sud. Allora Gaetano del PC. E poi si prepara lo sportello precario e partite IVA di San Lorenzo, lo sportello popolare. Allora compagni, io già vaccinato. E no compagni, stasera io intervengo a livello personale, perché il nostro partito, PC, ha detto che stasera questa assemblea era viziata. Allora io vedo che non è viziata per niente, ci sono una marea di problemi, dei problemi che vanno risolti, che vanno dati come un orientamento, un'idea, un progetto per cambiare questo modo di fare a Roma. Allora io, c'è qualcuno, qualche persona che dice non è mai cambiato niente, sto paese non cambia nulla, no, non è vero, questo paese è stato gestito qualche volta, anche al comune di Roma, di certi comunisti che mettevano paura, quella parola metteva paura, però la gente gli votava e hanno dato il cambiamento a questa Roma in quell'epoca. Oggi io sento questa assemblea che c'ha paura di dire comunista, c'ha paura, non lo dice. Il cambiamento al capitalismo si fa soltanto con questa parola, l'altra non esiste. La sinistra l'adoperano tutti, anche la Democrazia Cristiana c'aveva Moro che era di sinistra. La sinistra non è un'idea, compagni, non è un'idea. Ci hanno fatto capire che forse era l'alternativa al comunismo. No, la sinistra è una parola vuota. Trovate il motore di ricerca che ci avete tutti sul telefonino, motore di ricerca si chiama, no libreria, biblioteca, no, è un motore di ricerca che c'è un proprietario e lì ci mette quello che gli parla a lui. Certo, potremmo trovare tutto facilmente, non c'è problema. Invece vi dico che mia madre, analfabeta, ha voluto comprarsi l'enciclopedia e non ha preso un'enciclopedia così, ha preso quella che era fatta dai comunisti, perché c'era un editore comunista. Oggi non c'è più l'editore comunista, non c'è stato. Allora, io non la voglio far lunga, noi abbiamo cominciato a gennaio a discutere di Roma, e abbiamo discusso con vari interventi che sono stati fatti anche in questa assemblea, e avevamo proposto Bertini, è un compagno. E come tanti, come moltissimi di noi che stanno sulla breccia da tanto tempo. Ma Bertini c'ha una particolarità, è uno che ultimamente, no, ha dato una mano alla Raggi,
Io Bertini lo conosco da una vita, dato che conosco che lui ha un mestiere d'oro, che è quello che fa, come si dice, i progetti, le cose, insomma, su Roma era uno esperto, stava anche nella giunta Petruselli, il compagno Paolo Bertini. Io ho detto: Paolo, stai facendo una stronzata, no? Perché ti vai a infilare su questa storia, no? Dice: no, guarda, io non ci ho riflettuto, è meglio che lo faccio io, perché se no Roma la lasciamo in mano a sti vagabondi che non sanno manco di che parlare. Gli ho detto: stai attento, c'ho ragione, però c'ha ragione pure lui, perché ci ha provato, e alla fine se n'è andato via da quella giunta, se n'è andato, perché lui, io lo conosco, è un talebano, nel senso uno che dice che a Roma non si deve più costruire manco un metro quadrato, due metri cubi di cose. Allora invece questi volevano fare lo stadio con tutti i metri cubi, lui ha fatto un accordo con la Raggi, così mi ha detto, ma poi non lo so, io non c'ero, perciò non ve lo posso dire, che era quello che bisognava levare i metri cubi. Invece che è successo? Che poi alla fine a Raggi hanno convinta che i metri cubi si dovevano fare, se no lo stadio non si poteva fare. E lui lì ha preso e se n'è andato. Perché lui vuole sfasciare sto palazzo, ma rifarlo con mezzi moderni, che risparmio energetico, c'ha un progetto comunista dentro la capoccia, perché sono i progetti del cambiamento della società che contano. Perché noi ci abbiamo, tutti, ognuno di noi, c'ha una vertenza, o con il proprietario di casa, o col vicino perché gli ha intruppato la macchina, gli ha messo il cartellino sopra per non farsi capire che ha intruppato lui. Insomma, ce l'abbiamo, le vertenze ce l'abbiamo tutti. Io non voglio sminuire le vertenze sono importanti, ma il progetto è l'abbattimento di questo sistema, è un sistema, e se non fai parte del sistema non c'hai le televisioni qua, non c'è stato, no? E se non passa in televisione noi prendiamo lo 0,5. Potremmo essere bravi quanto ci pare, perché Gaetano, se si presenta all'Abaro, prende il 30% nei case popolari, perché già l'ho fatto e già l'ho preso il 35%, no? Ma poi a 200 metri, a 500 metri, a un chilometro, a 170 chilometri, non più niente. Perché se non passi tramite la propaganda loro, tramite il meccanismo del sistema, non conti nulla. Lo so, mi ci vorranno 5 ore, c'è un minuto. Compagni, io ci tengo che noi riusciamo a fare una cosa alternativa, ma la cosa alternativa è soltanto se c'è una politica che capiscano la gente che è veramente alternativa. Se famo un altro imbroglio tipo 5 Stelle, loro ce la daranno pure, non ce la daranno a noi perché già lo capiscono, anche se ci mettiamo sinistra, come si chiama, però sanno che la pensiamo diversamente, può darsi pure che già l'hanno fatta, vuol dire la manifestazione ultima, no, che non era proprio una stupidaggine, insomma, siamo fatti tutta la traversata, prima quella l'abbiamo pure menzionata in questa sera, eppure avete visto un fotogramma della Rai? Io non l'ho visto, però stamattina ho visto che c'era Rizzo in televisione. Ci mettono lì perché è comunista? No, è perché ci mettono quello da comunista. Questi non ci rivolgono, perché questi pensano, ragionano, si vogliono unire, si vogliono mettere insieme. Si vogliono mettere insieme perché i problemi si risolvono se stiamo insieme, e si risolvono se abbattiamo il sistema. Perché ci sta un 45% che non va a votare da anni, e se lo, come si dice, orientano facendogli votare meno peggio ogni volta. Voi ricordate Renzi? Ha preso il 41%, oggi quanto prenderebbe Renzi in questa società? Sì e no prende il 5%, sì e no. Allora io voglio finirla, se avete ragione, però dopo capisco, io parlo col cuore in mano. Se non vede la gente l'alternativa vera, noi siamo quelli da sinistra che se nascondiamo dentro e dietro sta parola, dove dico che noi siamo quelli che stiamo nei territori, vogliamo fare la lotta. Poi se non passiamo in televisione finisce là.
noi dobbiamo essere dirompenti in questa società. E l'unica parola è chiamarsi comunisti. Non ci sta altro che metta paura a questi delinquenti. Non ci sta altro. Grazie. Allora, buonasera compagni e compagni, sono Angelo Salvi, sportello sociale partiti del precariato del circolo di San Lorenzo di Sinistra Anticapitalista. E vabbè, io non mi ripeto rispetto a tutto quello che è stato detto per non tediarvi e per non essere ripetitivo, però volevo riportare come circolo appunto di San Lorenzo di Sinistra Anticapitalista un po' la nostra esperienza rispetto allo sportello sociale partiti del precariato, soprattutto per tre motivi. Noi lo sportello l'abbiamo aperto qualche mese prima della pandemia, per cui insomma abbiamo avuto dei mesi molto belli in cui in presenza appunto accoglievamo una serie di lavoratori e lavoratrici. Poi dopo la pandemia appunto abbiamo avuto una serie di difficoltà e per cui una serie anche di iniziative le abbiamo fatte a distanza. Però perché penso che oggi anche in questa sede sia importante riportare questa esperienza, che io spero che diventi anche un'esperienza, quella dei sportelli sociali, sempre più disseminata, sempre più diffusa nel nostro territorio e nella nostra comunità. Perché quello che noi abbiamo visto, al di là di quello che abbiamo pensato prima di realizzarlo, è che lo sportello sociale, almeno sul lavoro, è servito soprattutto a raggiungere tre bei risultati. Il primo, che è quello del mutuo aiuto, si è provato a sviluppare un aiuto reciproco tra lavoratori e lavoratrici che spesso sono frammentati, dispersi e totalmente abbandonati, che non hanno tutele, non hanno garanzie e non sono spesso rappresentati da non soltanto i sindacati confederali ma anche da altre organizzazioni sindacali, quindi sono soli. E da questo punto di vista uno sportello come il nostro dà la possibilità di avere uno spazio, da una parte di confronto, da una parte anche di coalizione, di lotte, ma dall'altro anche proprio di un aiuto psicologico, cioè le persone si sentono meno sole, meno abbandonate e iniziano a capire che l'unico modo per poter incidere rispetto alle loro condizioni è coalizzarsi e unirsi. Per cui il tema del mutuo aiuto attraverso uno sportello sociale di questo genere lo realizzi, lo vedi concretamente, lo tocchi con mano. Il secondo obiettivo importante è che attraverso uno sportello di questo genere noi abbiamo la possibilità, compagni e compagne, di sensibilizzare persone che magari vengono allo sportello per un bisogno molto concreto. A noi a volte vengono e ci dicono: aiutami a capire come redigere il mio curriculum, aiutami a capire come posso farmi pagare, aiutami a capire come posso conciliare tempo di lavoro e tempo di vita, che spesso per chi ha una partita IVA è veramente complicato, perché lavori a prescindere dal tipo di figura professionale o il mestiere che fai, ma lavori in orari sempre più assurdi. Allora loro partono da questi bisogni molto concreti, su quali come sportello diamo delle risposte, ma sempre con l'obiettivo di provare a consapevolizzarli, a fargli capire che l'unico modo per potersi emancipare da condizioni di oppressione, di sfruttamento e anche di esclusione, da un minimo di diritti, di stabilità e garanzie e tutele, è quello di lottare, è quello appunto di provare, lo dicevo un compagno prima, a passare al conflitto, perché senza conflitto la tua condizione non può in qualche modo migliorare. Quindi un conflitto che però va dato bene, non è individuale, come spesso ci viene detto, no? La contrattazione individuale, assolutamente no, anche per le partite IVA l'unica contrattazione possibile è quella che ti dà il gruppo, è quella che ti dà un'organizzazione, è quella che ti dà un'associazione, perché altrimenti ti fanno ancora più male. Il terzo elemento di uno sportello sociale, io parlo chiaramente per quello che con tante difficoltà appunto gestiamo a San Lorenzo, è quello che tu rispondi a bisogni concreti. Le persone vengono sia chiaramente per assumere consapevolezza rispetto alle loro condizioni, per poter provare attraverso la lotta anche a star meglio psicologicamente, però hanno pure bisogno che tu li aiuti magari su una vertenza, che li aiuti magari a capire come provare appunto a integrare tempo di lavoro e tempo di vita, che li aiuti ad esempio a capire come migliorare il loro profilo professionale, che li aiuti anche a capire come in qualche modo possono garantire rispetto a quelle due o tre tutele che ancora questo Stato permette anche a quei lavoratori, come possono tutelarsi. Allora vedete, bisogni concreti, mutuo aiuto e consapevolezza politica.
Questo lo sportello può farlo, partendo però da bisogni concreti, perché compagni e compagni, e poi termino, se noi ci dimentichiamo i bisogni delle persone, il rischio è che continuiamo in qualche modo anche a perdere la pila, a perdere il contatto con le persone che in qualche modo, che sono quelle più deboli, quelle più sfruttate, quelle più marginali, che abbiamo l'ardore anche con questa lista, se ce la faremo chiaramente a presentarla, di rappresentare. Ok? Scusate se mi sono dilungato. Bella Procino. Buonasera a tutti. Si sente? Sì. Allora, io sono qua questa sera come rappresentante dell'Associazione Beni Comuni Stefano Rodotà, che è un'associazione che è nata come gemmazione del Comitato Rodotà, che per un anno ha lavorato alla raccolta firme di una legge sui beni comuni, che non ha raggiunto le 50.000 firme nonostante la fatica fatta ai banchetti, però è una legge che è stata finalmente incardinata in questi giorni in Parlamento, perché quel comitato quantomeno ha riaperto un dibattito su un testo di legge che Stefano Rodotà aveva proposto nel lontano 2008. Quindi rappresento un'associazione che non ha una appartenenza politica, anzi il presidente, che sarei io, e il vicepresidente abbiamo l'obbligo di dare le dimissioni nel caso ci candidassimo in qualunque lista. Quindi io parlo come interessata al fatto che si concretizzi una convergenza, perché è l'unico modo per dare rappresentanza nelle istituzioni all'opposizione di quelle tante istanze che riguardano le periferie umane e urbanistiche di questa città. E voglio fare una provocazione. C'è un convitato di pietra stasera che non è venuto, ma questa convergenza dovrebbe puntare almeno a portare all'opposizione due suoi rappresentanti. E perché non si unisce su un'idea di doppio apicale, cioè un uomo e una donna magari più impegnata sul sociale, che è presente in tutte le battaglie come Elisa, e un uomo che ha una visione progettuale della città, perché questa città è la prima città al mondo per beni comuni. Abbiamo il maggior patrimonio di beni culturali del mondo, siamo la sede dell'amministrazione centrale statale, che sarà riformata e adesso è in mano a Brunetta. Quindi c'è bisogno che si converga a sinistra, una sinistra d'opposizione, nell'elaborare delle strategie che certo devono essere di conflitto, ma devono anche provare ad entrare nelle istituzioni, se no i conflitti vengono solo frustrati e lo saranno sempre più da repressioni della polizia. Quindi bisogna avere una progettualità, bisogna unire le forze, perché la gente che non va più a votare non ne può più delle schermaglie, dei conventicoli, delle conventicoli dei partiti, non lo capisce. Qua sono state dette più o meno le stesse cose da tutte le persone. Allora, il modello doppio apicale, che è quello del Rojava, dove la sensibilità maschile e quella femminile si equilibrano nella visione delle cose, sarebbe anche una risposta nuova a tutte le polemiche sulle intercettazioni telefoniche, alle polemiche su problemi che sono stati gestiti magari in maniera debole, secondo la personalità magari di una persona come Paolo Verdini, che è meno passionale di Lisa. Ma
ripeto, se non si va verso una convergenza in maniera concreta, unendo le forze, non facendo finta di volere la convergenza senza poi proporre un percorso, questa ed altre manifestazioni saranno sempre più frustranti, secondo me. Quindi Roma potrebbe essere una città da cui riparte non solo Roma ma l'Italia, e quindi bisogna affermare nella visione ecologica, di giustizia sociale e ambientale, bisogna partire con un progetto, parlando concretamente alle persone rispetto a quello che si vuole fare a Tor di Valle, perché non basta avere evitato la cementificazione dell'ultima ansa del Tevere prima dell'abitato, bisogna anche progettare. Il PNRR, per quanto l'Europa abbia messo un terzo delle risorse rispetto agli Stati Uniti o alla Cina, ha dato all'Italia delle risorse, ho finito, che non vedeva dal dopoguerra. Non dobbiamo permettere che la gestione progettuale di questi fondi sia decisa solo nelle segrete stanze. Bisogna attivare la partecipazione delle persone, la coprogettazione della città, e questo lo si fa se si riesce ad avere una rappresentanza, che deve essere una rappresentanza che continua a parlare con quelle espressioni della società anche dopo le elezioni. Non serve solo per arrivare a portare uno o due, spero, rappresentanti in Campidoglio. Grazie. Facciamo soltanto una breve conclusione di carattere unitario, semplicemente per tirare le somme dell'assemblea. Sarà breve perché la convergenza è ampia, per cui diamo la parola a Michela per le conclusioni. Allora, conclusioni è una parola bruttissima. Noi non concludiamo niente questa sera. Abbiamo mostrato fino a dove siamo arrivati. Noi siamo arrivati qua. Ora bisogna fare lo sforzo più grande, e cioè quello di continuare insieme su una convergenza programmatica che immagino sia venuta fuori talmente chiaramente, su cui non c'è da aggiungere veramente nulla. Una cosa deve essere chiara, perché sono quelle frasi che si dicono, che si sentono: io sono il consigliere di tutti, io sono... No, questo no, questo mai. Questa coalizione non rappresenta tutti. Sa chi deve rappresentare, è venuto fuori chi deve rappresentare, quali conflitti deve rappresentare, e ha ben chiaro quali sono le necessità di questa città. È vero, forse abbiamo bisogno di una rappresentanza, e questo è il problema che ci stiamo ponendo tutti, altrimenti non saremmo qua. Però ha ragione Paolo quando dice forse è il conflitto che dobbiamo ricucire insieme, e il conflitto si ricuce insieme partendo da una consapevolezza, e cioè che nessuno di noi può pensare più di andare a un colloquio, diciamo così, uno a uno. O ricuciamo insieme l'intero conflitto di questa città, che è stato calpestata la casa, il lavoro, la scuola, la cultura, tutto è stato calpestato. Allora tutto questo va ricucito e va rimesso insieme. Noi non diamo una data, non diciamo ci vediamo fra una settimana, ma ci vediamo e ci dobbiamo vedere tutti insieme nella città. Bella questa assemblea, ma è la città che ci aspetta, e dove dobbiamo andare avanti con delle parole d'ordine chiarissime, chiarissime per tutti.
Questa è la nostra conclusione. Quello che vi vorrei ricordare poi, che vi vorremmo ricordare, sono delle scadenze. Allora, prima di tutto noi vorremmo, penso condividendo il pensiero di tutti, portare la nostra solidarietà ai compagni della Colombia che stanno in piazza oggi e che si stanno facendo massacrare nel conflitto. E poi abbiamo degli appuntamenti urgenti. Il 4 al Caravaggio, perché ricordiamoci che il problema delle occupazioni, tra virgolette, è il problema di tutti noi, perché sbloccheranno i cosiddetti sfratti e avremo migliaia e migliaia di famiglie che rimarranno senza casa. E questo deve essere il problema centrale che dobbiamo porci. Perché è vero, io sono d'accordo che senza lavoro non c'è dignità, ma senza casa non c'è niente, perché negano anche il vaccino ai bambini, la sanità, le cure, l'essenziale. E siamo oltre la dignità, quindi siamo alla sopravvivenza. Poi abbiamo il 5, la manifestazione nazionale della Palestina. Non credo di dover dire nulla, ci saremo. E poi, credo che abbiamo finito, come... Ah, il 12, scusatemi, e chiedo scusa a Fulvio, è vero. Il 12 per l'acqua, perché anche come è stato ignorato il voto degli italiani sull'acqua pubblica, credo che sia una vergogna. E credo che oggi rimeriti il giusto conflitto. Buona serata compagne e compagni, e vediamoci presto e nella città. Grazie.